Ma secondo voi questo paga le tasse? È esonerato dal casco, è esonerato da tutto, guardate un po'. Questo è un super velocipede. Io me lo filmo per bene perché questo sarà uno dei miei video più cliccati sicuramente su YouTube. Oggi è il 15 novembre 2017, è una data che sicuramente ricorderò perché spesso parlo del pericolo dei ciclisti. Questo, cosa dovremmo dire di questo? Questo andrebbe fermato, controllato, documenti, patente, libretto di circolazione. No, ragazzi miei, ormai l'Italia è finita. Volevo spendere due parole sul fatto che l'Italia non si sia qualificata ai mondiali. Come faceva a qualificarsi l'Italia con questa situazione che stiamo vedendo? Io questo, a costo di allungare il brodo del mio viaggio, lo seguo perché un'occasione così non mi capita più. Ma che poi non capisco se questo è un velocipede, un motorino, cioè vorrei capire di che mezzo si tratta. Magari se me lo scrivete poi nei commenti mi fate anche una cortesia. Ma questo, come dico io, è Acapulco e lui continua imperterrito. Pensate, sta andando a 40 km orari, io lo sto seguendo giusto perché forse se ne è pure accorto lui. Però non ti preoccupare, Combaru, sarai un protagonista del web, stai tranquillo, non ti vedrà nessuno, solo qualche milione di persone. Però voglio dire che c'è anche il divieto di sorpasso, tra l'altro, quindi non potevo neanche sorpassare anche volendo. Adesso forse se ne va di qua, no, va ancora dritto, vedi. Ma la cosa bella è che lui se ne va bello tranquillo, cammina come se niente fosse, perché praticamente, chiaramente, vorrei un signore del genere, non credo si possa parlare di codice della strada. Questi forse fanno parte del gruppo degli ospiti del comune o di Castiglione o di Rende, perché veniva dalla parte di Rende. Ma voglio dire, è un personaggio davvero unico. Finora nei miei tanti video che ho fatto, ne ho fatti tantissimi, non avevo mai visto niente di simile. Ma ripeto, chiedo che mezzo è, perché non riesco a capire se si tratta di un velocipede o di un... Adesso cosa fa? Si accende anche la lucina dietro quando frena, forse. No, perché deve andare... No, va di qua, va. Volevamo giusto capire dove andava. Ah, forse quando frena si accende la lucina, vabbè. Ah, adesso giustamente... Perfetto, buon servizio. Ok, questa è l'Italia che va, come diceva la canzone di Rom. Grazie a tutti.